Benvenuti amici dell'Orto Fornelli, oggi vi faccio vedere un rimedio contro gli affidi. Le nostre piante potrebbero sembrare completamente in forma, ma sotto di esse possiamo iniziare a vedere l'attacco degli affidi. Vedete queste? Qui. Ma è terribile! Queste sono tutte uova o larve. E l'allarme sono le formiche sulle piante. Se vedete formiche sulle vostre piante di zucchine, cetrioli, agrumi, altri tipi di frutta come l'albicocco, probabilmente le formiche staranno portando le uova sulla vostra pianta per poi cibarsi degli scarti che gli affidi rilasciano sulle foglie, che sono zuccherini. Quindi loro li allevano, li posizionano su delle piante che scelgono e poi si mangiano questi scarti zuccherini che gli affidi rilasciano. Dunque, un rimedio veloce è costituito da prodotti che possiamo avere in casa e che ve lo faccio vedere subito. Il rimedio che uso da qualche anno contro le infestazioni di affidi sono un cucchiaio di detersivo per piatti al limone o all'aceto che metteremo in uno spruzzino per mezzo litro d'acqua. Poi ho messo l'acqua. Agitiamo un po' e questo è pronto da spruzzare sulle nostre piante. Quindi giriamo la pagina delle foglie e spruzziamo il nostro rimedio sotto. Quello che farà il sapone sarà creare una pellicola scivolosa per gli insetti che non riusciranno ad attaccarsi e quindi ne ostacolerà l'infestazione. Questo non è un rimedio definitivo contro gli affidi, ma va utilizzato ogni 3-4 giorni per ostacolare l'infestazione. Simultaneamente dobbiamo impedire che le formiche ritornino sulla pianta per riposizionare gli affidi e allevarli. Quindi vi consiglio di guardare il mio video con 6 rimedi contro le formiche, di cui vi lascio un suggerimento qua sopra, in modo da evitare che queste possano tornare sopra la pianta e rimettere gli affidi dopo qualche giorno. Questo rimedio è anche preventivo per evitare che le formiche possano posizionare gli affidi sulle vostre piante, quindi vi consiglio, se avete diverse piante di zucchine e una di queste viene attaccata dagli affidi, per sicurezza spruzzate il prodotto anche sopra le altre piante di zucchine. Dunque, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti o rimedi casalinghi contro gli affidi, potete lasciarli con un commento qua sotto, in modo che anche gli altri iscritti del canale possano vedere il suggerimento. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, che qui cerco di mettere sempre video interessanti sull'orto e il giardinaggio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah, finalmente niente più affidi per Dindirindina!